Buongiorno a tutti e benvenuti a Coffee Break Italian. Io sono Mark. Ciao a tutti, io sono Francesca. Oggi abbiamo qualcosa di speciale, something special for you today on this video episode of Coffee Break Italian. Francesca, puoi spiegarci cosa facciamo? Sì, facciamo, come ha detto Mark, una cosa molto speciale, diversa dal solito e come potete vedere dai nostri vestiti, non siamo in Scozia, ma ovviamente siamo in Italia. Stiamo viaggiando in auto, abbiamo appena passato il confine tra la Lombardia e il Piemonte e siamo appunto in Piemonte adesso. So, quindi, Piemonte, that's your region, la mia regione, sì, sono a casa. So this means that we are going somewhere special today. We are actually going to Francesca's village, sì. Che si chiama Pettinengo. Si chiama Pettinengo, sì, o come lo chiamiamo noi del posto, Pettinengo Beach. C'è una spiaggia? No, perché è in montagna, isolato da tutto e da tutti, fa freddissimo. Oggi non fa freddo. No, oggi no. Siamo stati fortunati con il tempo. Sì, certo. So, what will we be seeing in Pettinengo? In Pettinengo, non lo so, è sempre una sorpresa Pettinengo, è un po' unpredictable, come dite in inglese, ma spero di vedere ovviamente la mia famiglia, i miei parenti, qualche amico, qualche amica magari, le persone del posto, ma anche voglio farvi vedere un pochino dove sono cresciuta, così un po' quelli che chiamiamo i luoghi del cuore. I luoghi del cuore, the places of the heart. Sì. Now, we have just finished filming a series of Coffee Break Italian to Go in Milan. Mm-hmm. And for that, we've been joined by Monica, who's with us too. Monica's been helping us with the filming and the sound, and so she's going to be helping us today in Pettinengo as well. And forse imparerà un pochino d'italiano. Sì, ieri sera ho ordinato la pizza in italiano, ah, è stata bravissima. Ma pizza senza pollo? Beh, quello non era nemmeno sul menu, diciamolo agli ascoltatori. So today we're also going to be hopefully visiting Biella. Tell us about Biella. Sì, Biella è la cittadina più grande vicino al mio paese, Pettinengo. È la città dove ho fatto la scuola superiore, la scuola secondaria, dove ho passato, diciamo, gli anni della mia adolescenza. Quindi anche Biella è una città ovviamente importante per me, perché ho molti ricordi tra quelle stradine, tra le vie, eccetera. Ed è una cittadina carina, poco conosciuta, ma comunque merita una visita, sì. Io sarò molto contento di conoscerla oggi. Ti farò vedere le cose che mi piacciono, provare il mio gelato preferito, forse. Questo è importante. Se la gelateria è aperta, sì. E speriamo di magari incontrare qualcuno che conosco per fare due chiacchiere, sarebbe bello. Per fare due che chiacchiere? Fare due chiacchiere. Love that, two chats. Sì, anche quattro si può dire, fare quattro chiacchiere. Sì. Ok, well, we'll be back with more later on. For now. Ciao. Francesca, we've started the climb up to Pettinengo from Biella. Che emozione, la grande salita verso Pettinengo. Quante volte ho fatto questa strada, tornando da scuola, tornando dalle serate con gli amici. C'è qualcosa molto importante che dobbiamo fare. So che vedrò tuo padre. Sì. E so che tuo padre mi parlerà in piemontese. Sì, ovviamente, perché lui pensa che ormai tu praticamente sei fluent. Sì. You may have seen on our Instagram that Francesca's father was in the studio with us in Glasgow once, and we did a quick coffee break piemontese. Now, before we get up there, can you remind me of a couple of piemontese phrases so that I can suitably impress the famous man? Ok, ovviamente per salutare devi dire buddi. E poi per chiedere come stai puoi dire me cavà. Me cavà. Me cavà. Okay. O, e
anche puoi dire taste ben. Taste ben, that's the one I remember. Taste ben. Okay, taste ben. So we've got Budi Kumba? Mekava. Mekava. Kumba. Mekava. Or taste ben? Taste ben. Taste ben. Sì, sì. Taste ben. How would I say it's lovely to see you again? Devo pensare perché okay, non sono molto fluent in piemontese. Sono proprio content. Sono proprio content. Da Vogti. Da Vogti. Sono proprio content da Vogti. Di qua la okay. Segui la strada principale, sì. Ah, metti dentro, è scritto. Sì, lì. Sì, sì. Ok, sono proprio content. Da Vogti. Da Vogti. O okay. Più piemontese, questo è un po' italianizzato, da Sciareti. Da Sciareti? Sì, Sciare significa vedere, schiarare, schiarire. Ok, wow. Sciare. Sono proprio content. Da Sciareti. Sciareti. Sì. Sono proprio contenta, Sciareti. Ok, so I'll try to get through this with it. Ok. Bondi, mi cava? Mi cava? Mi cava. Sono proprio contenta, Sciareti. Bravissimo. The local shop in Pettinengo where people come and buy their milk and bread every day is such an important shop for the community because it keeps the community alive and people meet here and chat. So I always try when I'm in Pettinengo to come and buy my shopping in this shop. The people who run it are really, really nice people, so I would like you to meet them and see the wonderful things they do for Pettinengo. So come with me. Hey, ciao! Ciao, buongiorno! Ciao! Ciao, buongiorno. Oggi! Ciao! Ma, bene! Ma. Allora, sono venuta per qualche giorno a Pettinengo. Così, brava, sì, bentornata! Sì, e voglio che tutti gli ascoltatori di Coffee Break Italian vedano qual è il mio negozio preferito. Negozio museo! Perché è un negozio perché è storico, museo? Storico. In che senso? Vuoi spiegarlo ai miei ascoltatori? È storico perché, beh, non così storico, 53 anni. 53 anni. Quindi, 53? 53, 53. Sì. Dal 1966. Il negozio è stato aperto nel 1900... Dicembre 66. 66. Okay. Wow. Nell'896 il mio bisnonno ha aperto una panetteria. Ok. Quindi bisnonno, nonno, mamma, io e Ricky. E chi sarebbe Ricky? Quello che adesso sto mettendo a posto di là. E in termini di legame... Nipote, l'ultimo. Nipote, il tuo nipote. Five generation. Senti, cos'è la cosa più buona. Che vendete in questo negozio, che potete fare? Buona, la cosa più buona. Se uno dei miei ascoltatori viene a Pettinengo, cosa gli fate? Oh, domandone. Un buon panino con... Vabbè, panini tutti buoni. Salsiccia cruda. Ho sentito una voce dalla salsiccia cruda. Mi sembra una buona idea. Ok, poi grazie. Tutto. Oggi focaccia, fragole... pane. Perfetto, allora ce n'è per tutti i gusti. Ma sì, pomodoro, tutto, banane cicchita, sorry. Va bene. Non ce n'è ancora. Le banane di Pettinengo. Ciao, siamo arrivati. Ciao Mark, ciao. Devo stare qua. Ciao Mark! Sì, sono contento a Sciareti, bro! Sono contento a Sciareti! Francesca, can you introduce everyone? Ah, sì, ovviamente. Allora, questo è il mio papà, il mio babbo, che si chiama Clemente. Ciao! E questa signora è la mia mamma, si chiama Anna. E ci sono, sì, da questa parte
E c'è mio fratello, il ragazzo con il maglione blu, Emilio, e il mio fratellino in realtà, perché è più piccolo. e questo è uno dei miei tantissimi zii, ma è uno dei miei preferiti. E l'ho invitato perché lui è cresciuto a Bradford e parla inglese con l'accento dello Yorkshire. Ah, e c'è qualcun altro? Il cane, sì! Puoi andare a prendere il cane? Ecco, questo è... Vieni qua. Questo è Fergus. Ha un nome scozzese, ma è italiano, il mio cane. Allora, voglio mostrarvi anche il balcone di casa mia o della casa dei miei genitori, perché c'è una vista che mi piace tantissimo sulle tre alpi biellesi. Oggi è un po' coperto, quindi non si può vedere molto bene, però sono montagne bellissime dove d'estate facciamo passeggiate o dove in inverno anche andiamo a sciare. Quindi sono le montagne che mi mancano quando sono in Scozia. E questo è l'orto di mio papà. This is a vegetable patch, I think you would say in English, or allotment. My dad is very proud of his orto because he puts so much effort into growing melanzane, zucchine, pomodori, patate, fiori, zucche, pumpkins. And every summer is the same story. This orto will explode with courgettes. And at some point my mom will say, cosa faccio con tutte queste zucchine? Every day she has to come up with a different recipe to use all the courgettes. And now we are in our family kitchen, and I always consider this kitchen, if I can call it, a coffee break location, because a few years ago we were here with Katie as well. Ciao Katie! When we were recording the last 10 episodes of Coffee Break Italian season 1, and we were sitting here with my mom, who was showing us how to make a proper Italian tiramisu. Adesso siamo nel centro di Pettinengo, dove si trova questo parco bellissimo che potete vedere. Il parco si chiama Villa Piazzo, è il cuore verde del paese, una zona, un parco utilizzato per matrimoni, eventi e anche dove la gente del paese viene per rilassarsi, leggere un libro, prendere un caffè. E sono qui con mio zio e stiamo parlando proprio di questi posti un po' nascosti, un po' segreti come questo, che ci sono spesso in Italia, e mio zio mi stava facendo delle osservazioni interessanti che voglio condividere con voi. In questa zona qui, che è il Biellese, c'è una perla. Questa perla si chiama Santuario di Europa. Il Santuario di Europa si trova a 1200 metri sul livello del mare ed è il più alto santuario mariano che c'è in Europa. Cosa significa mariano, zio? Dedicato alla Vergine Maria. Ah, ok. Per cui è il più alto che c'è in Europa dedicato alla Vergine Maria. Vuoi fare un riassunto velocissimo in inglese? Here we have a sanctuary which is called Santuario di Europa. It's at 1,200 meters and it's the highest sanctuary dedicated to Our Lady that there is in Europe. Grazie. The e invece most, dietro di noi cosa c'è? The very interesting thing is that during this time of the year you have thunderstorms during the evening, and in the morning it's extremely clear, the air is very clear. You can actually go to the Santuario di Europa. You have a cable car which starts from 1,200 meters and it goes up to 1,700 meters. Then you have a cable car which will take you to 2,400 meters. And from there you have a magnificent view of the whole Alps, the whole range of Alps, starting from Genoa right down to the Swiss Alps and the Austrian Alps. Sì, le nostre bellissime montagne, venite a visitarle. Thank you.
So my dad was just telling me about this tree here behind us. Questa pianta qui sì. È la pianta più vecchia che c'è in Italia, è un cedro del Libano. Io qui venivo da ragazzo a fare la merenda qui sotto, poi adesso vedi è talmente vecchia che si sono rotti tutti i rami. Qualcuno l'hanno attaccato, l'hanno messo in sicurezza, se no era enorme, si stava benone. Quando faceva caldo si veniva qui sotto, si faceva merenda, si metteva qui un fiasco di vino e si mangiava, si beveva, poi si cantava e eravamo tutti giovani e contenti. E belli, eh sì. Allora un bel posto per la vostra merenda a Pettinengo. Ci sta. Ok. Well, we have really enjoyed our visit to Il Piazzo di Pettinengo. To me, it was like going back in time, and it brought back childhood memories. I was just telling to my brother, mio fratello Emilio, how many happy days we had in this park when we were children, non è vero? Eh sì, certo. Giocavamo con gli amici nel parco giochi. Allora, sì, è tutto dal parco di Pettinengo. Vuoi salutare i miei ascoltatori? Sì, certo. Ciao a tutti, continuate a seguire Coffee Break Italian con Francesca. Nella parte alta di Pettinengo, che assomiglia un po' a una terrazza, a un balcone. Infatti Pettinengo è conosciuto in questa zona, la zona si chiama il Biellese, the Biella area. Pettinengo is known as il balcone del Biellese, the balcony, the terrace of the Biellese area, because you can enjoy such a fantastic, amazing view on all the Biellese. And actually there is also a song that we sing here in Pettinengo. I'm not going to sing it, but the song says Pettinengo mio bel paese ti han chiamato il balcone del Biellese. Pettinengo, oh my beautiful village, they have called you the balcony of the Biellese area. Ok, adesso siamo nel cuore del paese, come ogni paese o città italiana che si rispetti, siamo nella piazza, il cuore del paese. Abbiamo la chiesa, abbiamo il monumento ai caduti, in ogni paese italiano c'è un monumento ai caduti. Caduti sono le persone che sono morte durante la guerra per difendere la patria e il paese. E poi abbiamo la mia scuola elementare, dove ho studiato 5 anni. Abbiamo dietro di me il campo da calcio, ogni paese italiano ha un campo da calcio, e poi più in lontananza c'è la scuola media, che non esiste nei paesi britannici anglosassoni, ma è middle school, e più in su c'è l'asilo, nursery, e un po' al lato c'è anche il comune, the town hall. So all the features of a typical Italian city, town or village concentrated around the main square. E qui siamo nella piazza della chiesa, alle mie spalle potete vedere la chiesa di Pettinengo e la sua piazza. In questa piazza ho passato 5 anni di intervalli. Intervallo è school break, when you have a snack and you play with your friends. This square has seen a lot of a lot of interaction with my friends during my school years. Allora, è quasi finito per oggi. We have just left Pettinengo. We're driving down towards Biella, and it has been a lovely day. È stata una giornata bellissima. Speciale, grazie mille, Mark. Prego. Non pensavo che sarei mai andata nella mia vita a Pettinengo con Coffee Break Italian. E con tutta la comunità. Sì, grazie per essere venuti con noi a visitare il mio paese. Potete anche venirci in realtà, ovviamente. I should say that this has not been sponsored by the Biella Tourist Board or anything like that. No. E cosa abbiamo visto, Mark? Ti ricordi? Ok, we saw the park.
park and the beautiful views from the park. What was the park called again? La Villa Piazza. We did some shopping in the shop, the local shop. Sì, nel negozio di Ruggero. We saw your school, we saw the church, the square and everything there, and wandered through the streets. Siamo anche stati a casa mia. Esatto. And we saw some coffee break locations too. Sì, come la mia cucina. Qua sempre dritto, Mark. Okay, grazie. Prego. We were just about finished this video, but don't forget that you can get more videos like this by subscribing to the Coffee Break Languages YouTube channel, and also click the little bell icon that appears, and that way you'll get notified when we release new videos. So make sure you do that. Coffee Break Languages here on YouTube. Allora, adesso è tutto per oggi. Sì, Mark, I know you're really tired and you've been driving all day, but I just got a text from my niece Emma, and she's in Biella, and she said if we could meet for a quick ice cream. I'm never one to refuse an ice cream, so. So would it be okay? Certo. Okay, allora mando un messaggio a Emma e la incontriamo fra poco, allora. Perfetto. Yeah. Okay, allora forse voi anche voi potete incontrare Emma. Sì, speriamo. Okay. A dopo. A dopo. Hey, ciao. Allora, questa è Emma, this is Emma. Emma è mia nipote e anche la mia figlioccia e anche una mia amica, posso dire. Allora, ti va un gelato? Sì, grazie. Prendiamo un gelato tutti insieme? Volentieri, grazie. Sì, dai. Buongiorno. Per me un cono con crema e pesca, per favore. Cioccolato. Grazie. E poi, Emma, cosa vuoi? Allora, io vorrei un cono, fior di latte e stracciatella. Quali fa un cono? Ah, per lei lo prendi, ma per me è una cosa. Una marina. Well, we've had a lovely day, first of all in Pettinengo and now in Biella, and we're just finishing off with a coffee break. Mm-hmm. Well, Emma's having coffee, but we're all having some cold drinks because it's a very warm day today. Sì. It's been lovely travelling to Pettinengo and now to Biella and meeting Emma for the first time. Ciao, ciao. Sì, I think Mark, Emma and I have a lot to talk about. We really need a proper catch-up. Okay, so will we finish there? I think it's time to say arrivederci e grazie mille per aver viaggiato con noi in Italia. Esatto. E come sempre, alla prossima. Ciao. Ciao.